5 regioni tornano a rischio alto. L'Istituto Superiore di Sanità suggerisce nuove misure di contenimento della pandemia da Covid e in particolare chiede di evitare occasioni di contatto con persone non conviventi. Lombardia, Abruzzo, Marche, Piemonte e Umbria presentano un dato in netto peggioramento rispetto alla scorsa settimana, mentre l'indice di trasmissibilità nazionale è appena sotto l'1. Il presidente della Campania, De Luca, annuncia che da lunedì chiuderà tutte le scuole. Intanto il governo lavora a un nuovo DPCM che entrerà in vigore dal 6 marzo. Il testo sarà consegnato alle regioni che proporranno eventuali modifiche. L'approvazione dovrebbe arrivare lunedì. Draghi intanto nomina un nuovo capo della Protezione Civile. Si tratta di Fabrizio Curcio, che succede ad Angelo Borrelli. Rilanciare l'agenda transatlantica e rafforzare la cooperazione tra Europa e NATO, a partire dalle migliori relazioni rese possibili dall'amministrazione Biden. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è intervenuto nella sessione conclusiva del Consiglio europeo straordinario, sottolineando l'importanza dell'autonomia strategica dell'Unione europea in un quadro di complementarietà con la NATO e di coordinamento con gli Stati Uniti. Il rilancio dell'agenda transatlantica, ha detto Draghi, è un obiettivo cruciale. Nella prima giornata di lavori il Premier era intervenuto sulla lotta all'emergenza sanitaria ed aveva chiesto all'Europa di accelerare nella produzione e distribuzione di vaccini, raccomandando la linea dura con le aziende che non rispettano i vincoli contrattuali. Avanti con il progetto ITAE, il vettore nazionale del trasporto aereo. Il governo Draghi prende in mano il dossier Alitalia in un incontro tra il ministro dello sviluppo Giorgetti e quello dei trasporti Giovannini, conferma di voler coinvolgere il Parlamento, che dovrà esprimersi sul piano industriale di ITA. La prossima settimana è previsto un incontro tra l'esecutivo e la commissaria europea Vestager. I sindacati, preoccupati per il destino degli oltre 10.000 lavoratori, chiedono di accelerare il percorso per non rischiare che il progetto fallisca. È urgente assicurare la liquidità necessaria a garantire il pagamento degli stipendi. Limitare l'impatto della crisi sull'economia globale, cercando al tempo stesso di favorire una ripresa economica forte, sostenibile ed inclusiva. Le sfide poste dal Covid richiedono un rafforzamento della cooperazione globale in materia fiscale. Sono queste le linee guida rilanciate dalla riunione del G20 tra i ministri dell'economia e i responsabili delle banche centrali. Il vertice, che si è tenuto in videoconferenza, è stato presieduto dall'Italia, dal neo titolare al MEF Daniele Franco e dal governatore di Banca Italia Ignazio Visco. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.